Ben ritrovati su Telecosta Smeralda, nuova edizione del nostro magazine, apertura dedicata ancora alla stagione balneare, stavolta però con le polemiche. Da una parte Fratelli d'Italia che vuole l'intervento della Corte Costituzionale, dall'altra il Codacons che invita i bagnanti a considerare tutte le spiagge libere, è proprio il caso di dirlo, è tutto in alto mare. Ed è sotto il sole già caldo, ad ombrelloni e lettini aperti, che si scatena nuovamente la questione balneari, tanto importante per un'isola che vive di turismo e di attività in spiaggia. La questione si è aperta non solo perché il governo italiano non ha ancora varato, come richiesto dall'Europa, una legge che regolamenti il passaggio delle concessioni, ma perché ora il gruppo Fratelli d'Italia, che fa parte della maggioranza, ha sollevato il conflitto di attribuzione in Corte Costituzionale sulle sentenze del Consiglio di Stato, che avrebbero soverchiato i loro poteri di giustizia amministrativa, invadendo il campo legislativo proprio del Parlamento. Sarà l'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati a decidere se portare avanti l'istruttoria. Si deciderà il 26 giugno. In realtà le scappatoie alle stringenti normative europee sono davvero poche. Il Consiglio di Stato ha per ben due volte dichiarato illegittime tutte quelle norme volte a reiterare le concessioni in corso, che si considerano dunque ormai scadute. Sentenze che hanno trovato nella loro strada il Codacons, l'Associazione dei Consumatori, la quale, appellandosi alle capitanerie di porto, sostiene che chiunque possa liberamente usufruire delle spiagge, benché in uso a imprenditori della balneazione. Un'intrusione, quella del Codacons, che ha scatenato le ire di chi ha sistemato le proprie attività balneari in spiaggia con tanto di pulitura, ombrelloni, sdraio, pedalò e giochi per bambini, cordoni di separazione dalle parti libere. Insomma, proprio non gradiscono l'idea che chiunque arrivi e piazzi il proprio ombrellone multicolor tra i loro ordinati filari. In realtà la giunta regionale precedente per la parte di competenza e prima di congedarsi dai sardi aveva prorogato per motivi tecnici le attuali concessioni, cosa permessa in base alla legge Draghi, ma solo fino al 31 dicembre del 2024. Gli imprenditori sono ormai tesissimi, chiusa questa stagione non sanno cosa riserverà loro il futuro, ma di una cosa sono certi, sono pronti a dare battaglia, ma ad un mese circa dalla pausa estiva delle attività parlamentari sembra difficile che possa essere licenziato un disegno di legge così complesso con innumerevoli interessi in conflitto. Balneari da una parte, Europa dall'altra, e quanti sperano di accaparrarsi con i nuovi bandi una porzione di costa che, se ben sfruttata, può generare un buon profitto. E dal turismo balneare ci spostiamo al turismo sociale, ci spostiamo a Torre Grande, il progetto Veliamoci, che mescola sport e inclusione. C'è il mare e c'è la vela, per tutti, inclusiva, anzi fermiamoci un attimo sul significato delle parole, che fanno cose. Cominciamo da inclusione, ovvero indicare lo stato di appartenenza a qualcosa, sentendosi accolti e avvolti. Se a questa parola aggiungiamo sociale, il significato del progetto Veliamoci a Torre Grande diventa centrale nel racconto, perché l'inclusione sociale rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di povertà. Già, pari opportunità e sport, e mare e vela a Torre Grande, con le imbarcazioni impegnate nella prova del campionato zonale ANSA 303, il Golfo di Oristano e tutta quella bellezza naturale che rappresenta. Pensate solo ai pescatori e al loro mondo, fatto di sacrifici e storia, storia, sacrifici, di cultura del mare e di quella tradizione tramandata per generazioni, attraverso le generazioni. Eppure questa storia si incrocia con Veliamoci e con il suo significato che va oltre. Al suono della campana inizieranno i tre giorni di sport paralimpico, di Power Sport, perché avremo la danza paralimpica, ci sarà il teatro della compagnia teatrale o pressappoco teatrale Teatro, quindi ci sarà una fusione tra sport e discipline artistiche, appunto come la recitazione e come la danza. Quindi tre giorni dove accoglieremo tutti, aspetteremo tutti, atleti, non atleti, disabili, non disabili, famiglie, ma accoglieremo tutte le persone che si vorranno divertire attivamente partecipando alle prove sportive oppure semplicemente visitando gli spazi e interfacciandosi con questi atleti che qualche cosina hanno da raccontare. Inclusione sport e pari diritti con l'ANSA 303, imbarcazione a vela progettata appositamente
per rendere l'esperienza di navigazione accessibile a tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche. Questa deriva è stata concepita per eliminare le disparità tra persone con e senza disabilità, offrendo a chiunque la possibilità di godere del mare e della vela, a chiunque. Mare e vela e ragazzi, e con la presenza di gran parte della flotta sarda del parasailing. Significa che il movimento è in crescita, sottolinea orgogliosa la presidente di Veliamoci, Maria Cristina Azzori, consigliere nazionale della classe ANSA e tecnico zonale parasailing. Insomma, viva questo genere di progetti che vanno oltre i pregiudizi e tanto altro ancora. E al di là dei risultati sportivi, rimane l'impegno nell'organizzare gli equipaggi di quattro i club velici di tutta la Sardegna che si sono sfidati per conquistare il podio, il circolo organizzatore Veliamoci di Torregrande, il circolo velico Porte d'Agamu, la Lega Navale di Cagliari e lo Yacht Club Cala dei Sardi. Un evento sì sportivo e pure turistico, ma soprattutto di enorme significato sociale. Da Torre Grande ci spostiamo a Sinnai, un paese da scoprire con le sue tradizioni. Sinnai, un grande centro dell'area metropolitana di Cagliari, a 15 km dal capoluogo, è uno di quei luoghi ideali per trascorrere una vacanza all'insegna della tranquillità e alla scoperta delle antiche tradizioni agricole sarde. Una vacanza che non prescinde dal mare, il suo territorio si estende fino a Torre delle Stelle, un'ambita località turistica dove si incontrano splendide spiagge e Solanas, nota per essere una lunga distesa di sabbia finissima. All'interno del paese si trovano antiche e ben tenute case campidanesi, con la grande lolla incorniciata da piante di frutta e fiori, all'interno delle quali si conservano oggetti tradizionali, frutto della laboriosità degli abitanti. Tra i manufatti artigianali di Sinnai si distinguono i cestini in fieno e giunco che hanno reso famoso in tutta l'isola questo centro del Campidano. Ora la sindaca intende valorizzare sia il paese che le sue tradizioni. Sinnai ha dei gioielli all'interno del suo territorio. Questo è un esempio, una casa campidanese che riprende gli spazi da lavoro, no? In una casa campidanese troviamo tante sale, tanti ambienti dove la famiglia svolgeva diversi lavori, quindi soprattutto in ambito agropastorale, ma poi vediamo degli spazi dedicati alla produzione del materiale che poi servirà successivamente all'intreccio, al cestino, alla creazione di questi gioielli che sono oggi davvero preziosi per il nostro territorio e richiesti tra l'altro dal turista che viene in visita. Il sogno è certo quello di aprire un centro del cestino, una casa museo dove collocare questi tesori dell'arte manuale. I cestini di Sinai si distinguono per l'accuratezza dell'intreccio e per l'utilizzo di figure e simboli della vita quotidiana contadina, una tradizione che se non ben conservata andrà perduta. Nel futuro abbiamo già da tempo un progetto chiamato Tramas, nasce intorno al 2015 con un finanziamento dell'assessorato agli enti locali della regione, sempre e comunque in collaborazione con l'assessorato al turismo, per la ristrutturazione e la riqualificazione del centro isola di Sinnai, ex centro isola. E l'obiettivo è quello di concretizzare il progetto che fu presentato in quel periodo, chiamato Tramas, riprende proprio l'arte dell'intreccio, del cestino e quindi mettere insieme tutte quelle risorse umane anche per organizzare dei corsi, una scuola, insomma, per, come dire, formare le nuove generazioni ad una produzione che poi diventa anche una risorsa dal punto di vista economico e turistico anche. Quindi speriamo di poter completare i lavori dell'ex centro isola e lì regalare, donare un ambiente al cestino, all'intreccio. Da una tradizione all'altra, la tradizione dei cestini di Sinnai, ma c'è un altro strumento tradizionale sardo, le launeddas, vecchio di 3.000 anni questo strumento, ma che continua ad affascinare per la sua composizione, le sue peculiarità. Abbiamo sentito uno dei pochi costruttori. Vinicio Sanna, sin da giovane, è sempre rimasto incuriosito dalle tradizioni della sua terra. Una storia, quella sarda, ultramillenaria, che ha tanto da raccontare e da affascinare per 1.000 anni e 1.000 anni ancora. Dopo varie esperienze lavorative, ha deciso di far volare alto la sua primordiale passione,
da cui l'intuizione di dedicarsi alla costruzione dello strumento più rappresentativo della Sardegna, le Launeddas. La soddisfazione maggiore ce l'hai quando tu, dopo che hai costruito lo strumento, lo suoni, ti accorgi che è un bellissimo strumento ed hai l'apprezzamento soprattutto da parte dei suonatori di una certa fama. Quella è la soddisfazione maggiore, perché poi c'hai un riconoscimento sul tuo lavoro, e quando te lo dà un bravissimo suonatore, allora quella è la soddisfazione maggiore. Io direi che i nuraghe sono l'emblema della Sardegna, ma sicuramente le Launeddas possono accompagnare questo emblema, per il semplice fatto che è uno strumento unico nel suo genere, uno strumento fatto di materiali naturali che risale a 3.000 anni fa. E pensare che 3.000 anni fa ci fosse uno strumento così sofisticato per quel tempo, io direi, che emette l'accordo, e non troviamo nessuno altro strumento del genere in nessuna parte del mondo. Quindi possiamo dire che è sicuramente, al pari dei nuraghe, un emblema per la Sardegna. Allora, le Launeddas hanno un rapporto con il turismo, secondo me, molto importante, per il fatto che quando viene ascoltato, sentito anche per la prima volta, ha un impatto, secondo me, da brivido. Infatti rimangono, oltre che meravigliati per il fatto del suono continuo, quindi della respirazione circolare che fa sì che questo strumento suoni continuamente, e anche su questo meraviglia molto il turista, ma soprattutto i suoni che emette. Questi tre canne che suonano contemporaneamente, che emettono l'accordo, e quindi c'è questo susseguirsi di accordi nel fare la melodia, ammaglia il turista, ma non solo il turista, anche noi sardi, quando lo sentiamo le Launeddas, rimaniamo sempre ipnotizzati quasi da questo strumento. Ecco che oltre ad essere l'emblema della Sardegna, è qualcosa che può creare attrattiva per il turista, nella testimonianza che vengono attratti anche dalla costruzione dello strumento, perché nella costruzione il turista vede qualcosa di speciale, nel senso che da questi materiali naturali portar fuori dei suoni così sembra qualcosa di meraviglioso, di strano quasi. I giovani, diciamo che hanno un rapporto con le Launeddas che sta diventando ottimo, nel senso che ottimo per il fatto che ci sono moltissimi giovani che si stanno accostando a questo strumento. Io conosco dei bravissimi suonatori che, oltre a suonare la musica tradizionale, stanno usando questo strumento per vari tipi di musica, come può essere il jazz, anche il rock, la musica classica. Allora, l'intenzione mia per il futuro è quella di proseguire in questa attività. Diciamo che le Launeddas, oltre ad essere un emblema della Sardegna, sono un qualcosa che per chi le suona, per chi le costruisce, è qualcosa che ti toccano il cuore, ecco. È una bandiera, ecco, per me. Era l'ultimo servizio per quanto riguarda questa edizione. Vi rimandiamo ai nostri canali, al nostro sito, al nostro canale YouTube per non perdervi nulla. Grazie per averci seguito.